amici, benvenuti a un nuovo video di Tomb Raider Definitive Edition, decima puntata ragazzi, siamo arrivati a cifra tonda, 10, eccoci qua da Dave Marshall. Eccoci qua, ciao a tutti ragazzi, adesso sto potenziando, vediamo, le armi e poi ripartiamo. Sì, dobbiamo fare qualche modifica all'equipaggiamento. Siamo tornati, avete visto, facciamo un piccolo riassuntino, siamo tornati dall'Endurance, abbiamo perso il caro Esk, si è sacrificato per noi, così come quello dei fratelli Grimm, anche lui si è sacrificato, abbiamo dovuto uccidere Mark Henry che ci ha quasi massacrato, non moriva mai, abbiamo finito tutti i proiettili del mitragliatore per ucciderlo. Che faccio? Freno di bocca che aumenta la precisione? Freno di bocca, vai. Questo per la pistola, perché sì, non avevamo abbastanza punti. Freno di bocca per la pistola, ok, abbiamo, eccoci qua, siamo sulla spiaggia, siamo tornati, abbiamo preso quella specie di arnese lì, c'è Jonah, l'abbiamo preso a colpi di piccozza ma non muore. Allora, c'erano un paio di punti, ti ricordi, che non potevamo aprire perché avevamo, ci serviva quella specie di aggeggio. Uno è lì, un altro era indietro, però è una tomba quindi non conviene entrare, perché abbiamo detto già più volte che le tombe le lasciamo perdere per adesso. Vediamo di proseguire. Eccoci qua. Dobbiamo andare di qua. Però come vedete c'è la corda. Basta tirare con quell'aggeggio che le abbiamo preso a Mark Henry. Basta tirare. Ecco qua. A posto, vedi? Basta aprire. È facile aprire la porta. Adesso entriamo. Dobbiamo salire sopra, presumo. Qua non c'è niente. Ah no, attenzione, c'è un rebus. Okay. Cos'è questo coso qui? Cos'è? Ah, per tirare giù l'ascensore, c'è un montacarichi. Sì. Un montacarichi c'è. Scendi? No, non è sceso bene. Niente, è cassato il montacarichi. No, è sceso. È sceso ma non è sceso dritto, dobbiamo salire a mano. Dobbiamo salire noi a mano. No. Dai, ce la fai Lara. Ok, adesso si forza, sì. Ok, tra piccozza, ormai sono diventati scalatori, Cliffhanger, Lara Croft e Cliffhanger. Lei si deve sposare con Stallone, con Cliffhanger, perfetto. Perfetto. Eccoci qua, stiamo salendo. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Com'è il tempo qua? C'è vento, la nebbia, agli erticolli, pioviginando sale, sotto il mastrale urla e biancheggia il mare. Ehi ragazzi, qua siamo acculturati, noi siamo, C'è una cassa. Apriamola. Ecco qua, 2 su 3 arco componente. Ce ne manca uno e poi possiamo potenziare l'arco. Ah, ci sono delle frecce di fronte a te. Eccole qua. Ah no, ce l'abbiamo, niente, ce l'ho. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare da quella parte. Chi è? Ah, niente. Qua si può salire? Forse sì. Forse no, non si può. No, sì, certo che si può, dai. Pure noi. C'è un coso che lampeggia. Ah, tutto sto casino per prendere questo. Va bene. Dove si va? Attenzione, si butta giù, sì, proprio così, perfetto. Allora c'è un palo, quindi al solito sistema, presumo, palo e piccozza. Ah giusto, eccolo lì, eccolo là, di fronte a noi, proprio lì, tac. Ora noi abbiamo il nostro aggeggino, eccolo qui. Fa prima. Compratelo perché è molto utile. Io se lo trovo. Nei negozi prendete. Io se lo trovo lo compro perché mi serve questo qua. Sicuramente è un aggeggio che può servire. Sicuramente no. Una. Che succede? No! Non si è aggrappata. Vedi che è utile quel coso, compratele. Compratene anche una piccozza buona. Niente, siamo caduti. Non si è aggrappata. Lara non si è aggrappata, vabbè rifacciamo, non fa niente, non si è emozionata, intanto lei si emoziona. Vede questi due uomini che commentano le sue gesta e lei si emoziona. Non cadere. Ecco. Giustamente ha 21 anni. Quindi. Più o meno siamo coetanei, almeno 25. Allora, quindi che cosa è successo? Da qua non si è aggrappata. Però per forza lì dobbiamo andare. Ehi, aggrappati! No, di nuovo! Di nuovo, è buggato! C'è un bug. È caduto. Perché non si aggrappa? Ha fatto quadrato. E perché non si aggrappa? È buggato. Ma forse non è di là che si lancia. Come no? È quello un altro muro. Prova invece a lanciare la corda lì, stavolta. Su quel muro dove dovevi arrivare. No, non ci arriva. No, non ci arriva. Forza lì. Ci arriva? Forza no. Lì. Non è rosso. No, non c'è. Per forza lì. È un bug. Forse c'è qualcosa che non ho capito. Vediamo un attimo.
Allora, vediamo che la terza è quella buona. Allora, qua è facile. No, è quello di prima. No, giusto. Qua riusciamo. Di qua, giusto? Andiamo a destra. No, non è bene, no. È morta di nuovo. Tre volte. Non si aggrappa. Niente, non si aggrappa. Ma come mai? Non c'è... E che ne so, è buggato. È buggato. Vabbè, dai, questa non continua. Sì, certo, vabbè, ormai sì. È buggato. Lara, che ti prende? Saranno le alture, la nebbia le va al cervello. La nebbia le va al cervello e non riesce a ragionare più, che ne so. Dai Lara, non ti emozionare. Dai. Forse perché ci sono già, c'è gente che ci guarda e allora lei si emoziona. Ma forse non è di qua. E dove, scusa? Se c'è il muro lì, la piccola, forse di là deve essere. Dov'è? Vai. Vedi che qua. Ecco, ora ce l'ha fatta. E di qua la stessa cosa. Sempre di là. Vai. Oh, stavolta ce l'ha fatta. Brava Lara. Ok. Vabbè, niente, comunque siamo morti come degli scemi. Allora, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta finalmente. Non siamo caduti, cioè, non ce l'abbiamo fatta a saltare il muro. Adesso siamo una specie di cisterna qua. Stiamo girando, giro dove? Quanto è bello il mondo. Tutto giù per terra, ecco. Saliamo. Ah, c'è una specie di funivia, guardate, molto bello. Sembra la funivia di Taormina. Andate a Taormina se non ci siete andati, perché è spettacolare. Vabbè, non è così difficile. Allora, com'è il sistema? Ma... Rebus. No, vabbè, non è un fatta rebus. Tirare. Ah, perché è troppo lontana, giustamente. Siccome il funzionamento è spento, perché sono elettriche, no? Quindi è spento. Oh! Ho bisogno di andare sull'altra. Aspetta, vediamo se riusciamo ad andare dondolandoci. Che si sta... Ecco. No, non riusciamo, troppo lontana. Dobbiamo tirare quella. Questo sistema. Dobbiamo tirare quella verso di noi. E poi... Boom. Ok. Eccola. Che succede? Oh, aiuto! Sta cadendo tutto. Che è successo? Guardiamo, che è successo dietro? Che è successo? Siamo rimasti qua? No. No, c'è una fune. Ah, lì dobbiamo andare? Ok, vai. Oh! Allora, mamma mia. Eccoci. E adesso c'è una... Ecco, basta salire, poi... Andiamo a girare. Molto... Veramente... Chi è? Dov'è? Oh! Mamma mia. Fa venire in faccia. Non giocate se soffrite di cuore questo gioco, perché sennò ogni volta che lei salta, mi viene un colpo, mi viene. Ogni volta che lei salta mi viene un colpo, quindi. Ogni volta io, siccome prima facevo quadrato e non prendeva, adesso ho paura che. Ma fai due volte? Conviene premere due volte. Perché una volta non lo prendo. Conviene premere due volte. Allora, stiamo salendo. Facciamo qui. Quella tomba è infestata dagli ori. Chi è? Quanti sono entrambi? Uno, due, due soli. Per recuperare materiali non sono mai usciti. L'ho preso per il culo. Oh! Non dire parolacce. Chi è? Oh, arrivato il terzo. Sono in tre. Mettiamoci in un posto sicuro, non sappiamo quanti sono. No, penso che sia solo uno. Questo è scarico, devo dire cambiare. Chi è? Ah, spara a raffica, visto? Aia! Oh, aia! Quanto quello ci spara! No! Aia! Muori! Non moriva! Non avevo il fucile. Siamo a corto di munizioni. Abbiamo... Oh, sta cadendo giù il cadavere. Sta scivolando giù. Vedi? È caduto di sotto. Siamo a corto di munizioni. Questi ci hanno un pochino sorpreso. Pensavo fossero solo in due. Invece... Ah, eccole. No, per questa ne abbiamo solo 11. 11 volte. Se le prendiamo, ok. Adesso dobbiamo salire. Penso. Dove si va? 11 volte. Devi giocare stealth. Dobbiamo giocare più stealth possibile con le frecce per risparmiare proiettili quando ci dovesse essere. Cioè ci dovesse essere un nemico. Grosso. Attenzione qua con quel discorso di prima. Ok. Quindi in questo caso vi consigliamo di risparmiare proiettili
giocate più stealth rispetto alle due. Noi siamo professionisti, possiamo fare quello che ci basta. Però voi ragazzi. Per la figura di prima. Vabbè, anche i professionisti sbagliano. Andiamo. Ok. Qua ti fa venire i brividi, perché sei appeso nel nulla. Se cadi, cadi nel vuoto, non c'è niente sotto. Oh, sei Batman, ti salvo. A proposito, ieri gran film. Ieri gran film, l'ho fatto. Batman, eccolo. Mi hai detto tra Batwoman e Catwoman lei praticamente. Che fa? Che? Ok, sta posto. Dove siamo qua? Ah, c'è una scala. Chi mette una scala su un precipizio? Ma secondo te ce la fa? Ma sì, ma a cosa serve questo? Che gli altri come lei fanno? Serve a lei. Ma gli altri come gli fanno? Gli altri non lo so. Boh. La vedono loro. Allora qua c'è un muro da. Ma scusa, se tiriamo cadiamo di sotto qua. No. Vediamo. Occhio, qua si cade di sotto. No, polverone. Pubberazzo. Posso usarlo? Non credo. Pubberazzo al solito, abbiamo tirato un sacco di polvere. Che c'è qui? Candele. Chi è? Due gatti che litigano. Non c'è niente qua. Niente. Zero totale. Un cannone rotto c'è. Non ce ne facciamo niente. Niente. Niente da fare. Andiamo avanti. Lo seguiamo. Chi è? Ah, niente. Abbiamo un colpo. Siccome hai tirato fuori artiglieria, ho detto che... proseguiamo. Cosa c'è qui? Scopri la tomba antica. Quindi dobbiamo entrare in una... No, stavolta è una cosa volontaria. Dobbiamo entrare noi là sotto. Scopri la tomba antica. C'è una piccozza. Dobbiamo scendere? Sì, dobbiamo scendere. Qua, la prima volta, forse l'unica, che Lara deve scendere con la piccozza e non salire. Oh, che? Ah, ok, niente. Sarà bloccato. Eccoci qua. Cosa c'è qui? Ah, si rompe. Però non abbiamo bombe. Non possiamo. Siamo a secco. Siamo a secco. Vabbè, la prossima volta quando torniamo le prendiamo. Vai. Fa niente. Allora, tesori GPS, 1 su 3. Siamo nella melma, come sempre. Ormai Lara è abbonata alla melma. Non si fa neanche la doccia, perché tanto è sempre sporca. Pomodori, pomodori, eccoli, raccogliete sempre i pomodori. Ci sono i pomodori nella melma, anche qua sotto ci sono. Crescono anche qua. Anche nelle tombe crescono i pomodori. Incredibile. Ah, non l'abbiamo preso. Che succede? Vabbè, perché era in quel posto lì. Non avevamo le granate. Non potevamo prenderla, sì. Proseguiamo, dobbiamo andare per forza avanti. Andiamo, inquadratura fantastica come sempre, ora che c'ha la maglietta strappata ancora meglio. Attenzione. Dove si va qua? Si scende? Io attenzione. No, no, giusto, giusto. Ok, c'è qualche armadietto da aprire qui? Vediamo. No, qua ci abbiamo tutte le munizioni. Qua c'è un po' una fuoriuscita di gas. Conviene spegnerla sta torcia secondo me. Perché poi non vorrei che ci vedano. Allora, qua c'è un accampamento. Vediamo se riusciamo a potenziare. Dobbiamo potenziare armi. Laboratorio, siamo al laboratorio, nuovo accampamento. Che fai? Come la spegni? Quella prendendo l'arco. E non la spegni? No, devi prendere l'arco. Ecco, la spegni. Okay. Dobbiamo potenziare. Ah, non possiamo. Non possiamo. Accampamento insicuro. A me sembra sicuro. No, dice non puoi usare quando ci sono nemici nei paraggi. Quindi non dire c'è qualcuno. C'è qualcuno. No, adesso no, forse più avanti da quella parte. Qua da dove siamo venuti, quindi non c'è. Aspetta, quell'armadietto si apre forse. Quello lì chiuso. No. Quest'altro? No. Perché accende questa torcia? Non la accendo io. Vabbè, spegnila. Si vede che non vede lei, vede poco. Cioè, cos'è? Un diario. Vediamo. Sono arrivati appena dopo la scoperta della tomba. Al solito ve lo leggete voi. Ok, okay. Proseguiamo. Avanti. Proseguiamo. Ah, chi è? Bellissima sta cosa. Con la piccosa, neanche questa. A posto, due. Ce n'è un terzo? Ah, guarda, guarda! Guarda! Cosa? Guarda com'è morto! Si fanno compagnia! Si fanno compagnia a vicenda! Diciamo, siamo nella stessa situazione. Siamo morti insieme. Ah, che, come va la vita? Va, va. Aspetta, che adesso è sicuro. Adesso è sicuro l'accampamento. No, sì, adesso è sicuro.
Allora, vediamo, vediamo se abbiamo... No, siamo ancora poveri. Niente, abbiamo bisogno di fucili. Abbiamo bisogno di fucili. Qua non c'è niente. Dobbiamo tornare da quella parte. Niente, questa niente. Cosa non si può proprio prendere. Dobbiamo andare di là. Vabbè, andiamo di là. Vediamo i nostri cari amici ancora. Ci vediamo più tardi. Io penso che vado di qua. Sì, per forza. Ancora nella melma. C'è una cassa lì, però non so come arrivarci. Per ora sono qui. Ci sono sempre nemici appesi da qualche parte. Allora, cosa c'è qui? Una porta. C'è un bottoncino verde, si deve premere? Sì. È diventato assistente il bottoncino. Funziona che prevede una battaglia. C'è un bottoncino. La tua deve trovarsi in profondità. Un altro bottoncino. Un rebus. Allora, c'è una cosa che traballa questa piattaforma. Vedi? Traballa. Noi dobbiamo andare proprio lì, là sotto, dove c'è la luce. Quindi dobbiamo scendere giù. Però qual è il problema? No, non credo, troppo facile. Ecco. Allora. Dobbiamo portarlo giù. Dobbiamo portarlo giù. Qual è il problema però? Che non si. È bloccato. L'ascensore è bloccato. È bloccato. L'ascensore è bloccato perché ci sono illuminati questi ingranaggi. Se si potesse entrare qui sarebbe tutto più facile. Non si può. Però vediamo un po'. Ah, c'è una scala, aspetta. Ma qua sotto non c'è. No, è chiuso pure qua. Siamo qui. Devo passare di là. C'è una piccola. Devo passare di là. No, non ce la dico. Però si illuminano, vedi, questi ingranaggi. Forse vanno. Ah, ok, vanno rotti gli ingranaggi. Perché tu rompendo gli ingranaggi forse. Questo cade. Ecco, vedi? Sì, però. Non è abbastanza. Non è abbastanza. Riesco da qua ad andare sotto a farli? No. Devo soltanto trovare il modo di farsi. Devo rompere gli altri. Bisogna rompere gli altri. Sì. La porta è chiusa, quindi qua dobbiamo andare niente. Dopo. L'unica via penso sia salire, vediamo un po', dobbiamo rompere gli altri ingranaggi. Ma salire da qui? Ci sarà un modo, no, qua no, ci deve essere ah, certo, salendo da qua, certo. Da lì, ecco. Ok, adesso. E abbiamo bypassato la porta. Ora ci sarà una scala. Ora ci sarà una scala. Saliamo. Vedo una roba in salamoia. Una roba in salamoia, la possiamo prendere subito. Così, facile facile. Eccola che cade. Scusi, è caduto addosso. Scusi. Scusi, scusi. Buongiorno. Allora guardiamoci intorno. Cassa, ah, non la possiamo. Là c'è un altro che sta dormendo. Questi due stanno dormendo. Vediamo se si può sbloccare qualcosa qui. Allora, qua si è caduta proprio la scala. Altre casse. E altro cosicchiolo. Premiamo la luce, diventa rossa. Allora sale l'ascensore. Monta carichi, quello che è. Sta salendo piano piano. Devo andare là dentro, vedi? Sì, bisogna entrare là dentro, quindi. E poi là c'è una cosa da distruggere. Ah, non si può più. Allora, dobbiamo rompere. Andare qua dentro. No, da un'altra strada, penso che dobbiamo scendere giù. Di qua allora bisogna scendere, da qua non si può più. Basta forzare altri tre meccanismi per farlo precipitare. Hai sentito che ha detto? Basta forzare altri tre ingranaggi per farlo precipitare. Sì, questo qua. Vediamo. Ah, qua potevo farlo scendere. Sì, vamo a farlo scendere al terzo piano. Vediamo. Scende. Un po' d'olio lo potreste mettere qui. C'è una scala qua. Sì. No, aspetta. Sì, siamo al terzo piano, quindi. Ma se tu lo fai arrivare qua devi scendere sempre di un piano per rompere l'ingranaggio, perché sono sotto, vedi? Certo. Dobbiamo scendere. Sono sotto l'ingranaggio. Dobbiamo scendere. Il problema è. Qua. Ecco qua. Ah, ok. Qua sopra. No. No, non qui. No? No! Ah, ok, meno male che c'era questo. No, era lì, giù, dove era lì? Devo salire, devo scendere. No, devi salire. Devo forzare gli altri meccanismi. Dobbiamo salire. Però, ora la porta è chiusa, quindi. Ora per risalire dobbiamo richiamare l'ascensore perché dobbiamo andare in quel buco lì, vedi? La verità che dobbiamo andare lì. Là, sì, però. E da qua non si può. No, perché non c'è l'ascensore. No. Dobbiamo richiamare l'ascensore, vedi? Non si può. Sì, come no. Vai. Tutta sta polvere che cade. Questi ingranaggi, non so se potete. Cioè, proprio la manutenzione in questo condominio non esiste. Ok. Ah no, niente. Ok. Dobbiamo andare di là e ora lo devo richiamare da sopra. Sì, ora lo devi richiamare da sopra.
Allora lo richiamiamo dal terzo piano. Noi Lara probabilmente fa la manutenzione dell'ascensore in questo momento. Chiama. Ascensore! Chiamalo! Non lo chiama, non lo chiama. Ascensore! Non vuole chiamare. Ascensore! Cambiare. Nel frattempo che arriva l'ascensore. Comando ad agente sul campo. Stop. Stop. Trinity è soddisfatta per mancanza di progressi. Stop. Stop. Vabbè. Ah beh, codice morse. Allora adesso dobbiamo riscendere. E poi devi saltare lì, là sopra. Ah, qua, ecco. C'è anche una cassa. E c'è anche la cassa. Ah, ecco, e qua ti rompe l'altro ingranaggio. Qua ce n'è un altro. Ok, qua ce n'è un altro. Ne mancano due. Vabbè, gli altri due vediamo come fa. Ogni volta che tu scassi sto coso, diventa più debole. Attenzione. Alla fine dovrò riportarlo tutto. Sì, però praticamente su ogni piano. Sì. Il terzo è fatto, il secondo l'avevo fatto. Su ogni piano devi rompere un ingranaggio, praticamente. Quanto ho capito. Qua vediamo se si riesce. Qua dobbiamo chiamare l'ascensore di nuovo. Pim. Ok. Allora sta risalendo. Eccolo lì, vedi dove è il buco? Sì. Eccolo là, c'è la cassa pure. Attenzione! Oh! Come ci arriviamo qua? Da sopra dovremmo arrivare qua. Perché c'è, è bloccato, quindi da qua. Vediamo un po'. Da qua se si può salire. No, c'è un modo? Sì, ci sarà. Ci sono le scale qua. No, ci sono le scale. Allora c'è la piccozza lì. Dove? Di là, di fronte c'è la piccozza. Però come si arriva lì? Ok, se c'è la piccozza non c'è. Oh, di nuovo. Una volta ci dimentichiamo che manca un pezzo. Come si arriva lì? Questo è il problema. Vedi? Come si arriva qua? Qua devo andare. Come si arriva lì? Devo capire questo. Da sopra, che da sotto, vedi, qua non, come facciamo ad arrivare lì? Ho capito, quindi c'è un piano anche sopra? Sì. Vediamo se c'è un altro piano andando sopra. No, sopra non c'è un altro piano. Dobbiamo arrivare dove ci sono quelle casse, però come si fa? This is the problem. Faccio un coso in salamoia intanto, appeso sulla nostra testa. Eccolo lì, vedi dov'è? Sì. Qua, proprio sopra di te. Questo è importante. Cosa in salamoia? È importante. Facciamo scendere. Eccolo che arriva. Speriamo che non si fermi sul. Ecco. 3 su 3 fucile a pompa. Allora. Niente, l'ascensore qua non c'entra perché non posso lavorarci da qua. Oh! Ogni volta ci dimentichiamo che sono finite le scarpe. No, ma anche se non vai lì non cade, non so se poi. Me ne mancano due. Aspetta, vediamo da qua. Ne mancano due. Ma dobbiamo chiamare, è inutile, da lì non si può fare niente. Vabbè, chiamiamolo. Ascensore! Arriva l'ascensore. Dobbiamo chiamare e andare sulla piccozza. Sì. Eccolo, sta arrivando. Qua c'è la scala. Ah, la scala! Vabbè, siamo dei cretini, con la scala si deve andare. Ecco perché. Ah, era qui. Era qui. Era giusto chiamarlo da qua. Siamo dimenticati della scala. Allora. L'avevo anche vista, ero anche salito. Sono tanto scemo che ero salito. E dicevo, che serve questa scala? Boh, magari per salirci forse. No, cosa serve? Ok ragazzi, niente, la stanchezza, troppi salti con Dara. Troppi salti, però non quel tipo di salti. Quasi in padella, allora. Chiamiamolo, andiamo alla scaletta. Andiamo alla scaletta. Certo, perché ero sceso cercando un'entrata, quando c'era la scala. Sì. Quando non c'è l'ascensore ci sono le scale. Prima hanno inventato le scale, poi hanno inventato l'ascensore. Ricordati, davanti al 3 c'è una scala. Davanti al 3 c'è una scala. Ok. Prima hanno inventato le scale, poi l'ascensore. E da qua posso lavorare. E da qua possiamo lavorare. Ok. Forza che ce la fai. Ok. E va in pausa. E ora ancora uno. Ne manca uno. Che è quello della piccozza, insomma. Aspetta. Forse c'era qualcos'altro là sopra. Anch'io lo penso, per la piccozza. Torniamo lì? Sì. Torniamo un attimo. Ora è all'ultimo piano, sicuramente lo dovrò far scendere però, Qua cosa c'è? Qua non si può fare niente perché c'è un buco. No, non posso. Qua c'è qualcos'altro. Se io lo porto giù e lo faccio andare al terzo piano, mi butto dal quarto e mi aggrappo alla piccozza. Infatti, proviamo. Okay. Quindi lo faccio scendere al terzo. È un rebus. Secondo me è così, lo faccio scendere al terzo e dal quarto mi butto sulla piccozza. Vediamo se è possibile. Andiamo per tentativi, allora. No, siamo al quarto. Ah giusto, lo devo chiamare prima. Dobbiamo chiamare al terzo. Ho fatto mille volte queste scale. Ah beh dai. Allora, chiamiamolo.
Chiamiamolo. E poi che vuoi fare? Non capito. Penso che forse si può. Cioè tu lo chiami e nel frattempo sali mentre lui scende, non capito. Push the button. Push the button. No, quello scende con la sua velocità. Scende, poi? Lì c'è la rincorsa, vedi? Ah ecco, guardate! Ecco! Non abbiamo granate! No, con la fucile a pompa. Non servono le granate. Il legno. Ok, allora basta saltare lì. Semplice. È quello che dicevo infatti. Dicevo. Ah, adesso bisogna richiamare l'ascensore. Mentre sale lo usiamo. Sì. Ok. Perché non ce la fa a saltare. Ok, perfetto, abbiamo capito. Ora risale. Piano piano, attenzione. Ok, ora la qua. L'abbiamo capito. Da qua al volo lo devo saltare lì. Ok. Dove si va? A sinistra? Bello. Qua sicuramente. No? Ok, wow. Un pelo, ragazzi. Dove si va qua? Qua dovrebbe esserci una piattaforma sotto di te. No? Ecco, sì. La cassa. Vai. E qua c'è l'ultimo ingranaggio. Questo era più difficile. Questo era più difficile perché dovevi. È l'ultimo, mi sa. Prova. Sì, è ok, è l'ultimo. Ale. Ciao ciao. Rebutto di solito. Su, mamma mia. Non nascoste. Questo della piccozza era difficile. Allora dobbiamo fare il percorso all'inverso. Quindi al contrario. Ah no, possiamo scendere direttamente. No, possiamo scendere. Tanto non si muore, ci sono le scale. Ok. Senza usare la piccozza, possiamo scendere. Allora, rebus risolto, ragazzi. Mettetecene più difficili, sono troppo facili. Non è facilissimo questo. La piccozza uno ci deve pensare che deve buttarsi dal quarto. Tutto questo serviva per scendere al primo piano. Non di qua, ovviamente, perché la porta è chiusa. No, chiusa. Non di qua. Okay, dobbiamo partire da lì. Da qui, ti devi lanciare da qui. Ecco, tutto questo serviva per scendere sì, al primo ce la piano. Ce la fa. Vai. Ok, tutto questo per fare un piano. Per fare un piano, sì. Ok, proseguiamo. Ehi, c'è qualcuno? No. Sì, sono qua. No, non c'è nessuno, tranquillo. Ah, che posto di merda. Chi ha detto? Che cosa ci faccio? Ah. Chi è? Li ho visti. Ehi, là ce n'è uno, l'ho visto. Eccolo là. Due sono. No, uno. Nessuno. Infatti, uno è andato, là c'è l'altro, prima che si gira di nuovo. No! Ah, meno male che se n'era accorto, meno male. Allora, due li abbiamo seccati, però credo che ci sia qualcun altro. Sicuro. Troppo facile, sono solo in due. Però prima di andare avanti, prendiamo. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Finalmente. Qua c'è un armadietto, apriamo qua, scassiniamo gli armadietti, sembrano quelli dei licei americani questi qua, gli armadietti dei college americani. Dei telefilm. Sì. Andiamo avanti. Penso di qua. Ci sarà qualcuno. Chi è? No, tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Eh. Non mi sembra. Ci siamo. Chi è? Che c'è là sopra? Chi c'è lì? No, devo semplicemente andare lì, è troppo facile. Chi è? Un uomo cornuto. Chi è? Un cornuto. Allora, prendiamo le casse qua. Non ce n'è. Dove sono le casse? Non c'è niente. Chi è? C'è un uomo cornuto là sopra. Ah, ha le corna. Chi è? Un giapponese. Ah, questo è una. Sì. I samurai, l'ultimo samurai, Kasumoto sarà. Kasumoto. Oh. È finito male. Ah. Come va? Un po' di bruciore di stomaco? Questi un po' di sono malox. Ti passa. Guerrieri. Erano nella tomba di nemico. La proteggevano. Incredibile. Questo sei tu. Mm. Eri una sorta di generale. Generale Caster. No, non è lui. Ti sei ucciso con il seppuku. Il seppuku, sì. Tecnica per autoucciderci dopo la sconfitta del Giappone. Bella la spada. Possiamo prendere. La possiamo tenere? Sarebbe bello vederla con la spada. Ma è spezzata, scusa. Infatti mi sa. È ancora affilata. Si è tagliata. L'idea è buona però. Lara anche con la spada. Però si è tagliata come una scema. Diventiamo tipo Gaemon. Sì, tipo Gaemon. Cos'è? Una sigaretta? Che è? Ah no. Fumava pure. Cos'è? Un papiro. Un papiro non può essere. La mia regina, il rito è fallito. La
sacerdotessa si è tolta la vita sapendo che l'unica via di scampo era la morte. E la prima e ultima regina resta un'anima sospesa in un corpo deperito. La sua ira ha scatenato le tempeste e infurierà finché l'anima resterà su questa terra. La mia guardia tonante ha giurato di proteggerla e lo farà. Io no. Ah, ha lasciato detto l'anima quello. L'anima intrappolata in un cadavere. È questo a provocare le tempeste. Ah, praticamente un cadavere provoca le tempeste. Per fermare le tempeste dobbiamo distruggere il cadavere nella sala sacra. Ah, ho capito. Ma il bello sarà convincere gli altri. Scusa, fatti un selfie con il morto. Così le convince. Lo lascia lì, l'ha lasciato lì. C'è un rebus? C'è qualcosa altro da prendere nel cadavere, no? Devo andarmi adesso. La gente, oh, che succede? L'uscita è bloccata. Esci dalla base scientifica. Chi è? Aiuto! Aiuto! C'è gente! Che vogliono, vedo? C'è gente! Attento che ti lanciano i petardi a soldi! Eccolo lì! Lanciane uno! Lanciane un altro! Tiragli una bomba, ne è una sola! Vai! Che fa? Perché è lì? Ma io non l'ho visto! Boh! No, niente! Abbiamo solo 26 colpi! Oh, attenzione! Le bombe! Però ci stanno mai sull'altro. Ah, c'è una via qui. Dove si va? Sotto di loro siamo. Ah no. Ma ci vedono lo stesso. Ci hanno visto. Certo, no, non conviene. Almeno poi riesco a passare. Vediamo. Ci sta mai sull'altro. È quasi morta lei. Un colpo manca. Aspettiamo che si riprenda. Oh, attenzione! Dov'è? Io ho una bomba vicino. No, non è scoppiata. Alcune non scoppiano. Andiamo un po'. Là ce n'è uno. Eccoli là, guarda dove sono. Io vedo un nome, l'altro. Non lo vedo, ma dov'è? Sono almeno in due. Eccolo là, vedi dove sto sparando adesso. Oh, ma che è? Ha rotto le scatole questo qua. Ha rotto le scatole questo qua. Continuo così non li prenderò mai. Devo tirare. Vabbè, questo non mi fa. Qua ci tirano i petardi. Con l'arco forse. Eccolo là, guarda dov'è. Due, in due là sono. Vedi, uno là e uno a sinistra. Attento! Ha tirato una molotov! Assaggia questo, Barbossa. Eccoli là, sai dove sono maledetti. Eccolo, uno è andato. Devo trovare le munizioni perché sennò... ma qua mi sa che non ce n'è. Dall'altra parte. Occhio! Eccolo là, guarda. Morto, bello questo. Sono almeno altri tre. Attenzione! Si stanno maciullando. Sono almeno in tre. Che ne so, si moltiplicano come i conigli questi. Eccolo! Andato. Poi? Ce n'è ancora. Ah, ce n'è un altro, si è visto. Esci la testa. No! Esci la testa. Però mi stanno prendendo. Ah, perché si è passato sul fuoco. Vedi, quando dici esci la testa loro la escono. Bravo. Allora uno è lì e uno è dove hai sparato. Eccolo là. Eccolo lì. No, eccolo, no. Sì, ok. Ne è rimasto un altro laggiù. Eccolo lì, è passato. Si è messo dove era quello prima. Eccolo lì. Dai, eccolo. Quella sa sparare. Oh, è andato. Mi sa che... No, la musica c'è ancora. C'è ancora qualcuno. Sì. Ed eccolo di fronte, è arrivato, maledetto. Non l'avevo visto. Non l'avevamo non l'avevo visto. Ragazzi.
ci sono ancora quelli di prima. Ora sono in meno. Ah, ma c'erano i bidoni. Io non li ho visti. C'erano i bidoni. Io sono stato lì come uno scemo a cercare di ammazzarli tutti. Che non sono finiti. E arriva una seconda ondata. Allora, se vedo quei bidoni. Ma c'erano i bidoni, però. Il bidone, ah no, no, attenzione, mi hanno maciullato di nuovo, ragazzi. Allora, prima come ho fatto? Ho tirato una bomba, vediamo se gli arriva. Sì, bene. Arriva la seconda ondata, altri tre sono. Si calano, vedi dove sono? Dove? Sono calati nel tetto, eccoli là. Non li avevo visti io per quello, io pensavo che era finito. Sembrava per un momento che era finito, poi si sono calati. Perché siamo senza munizioni. Per quello. È importante raccogliere pure le munizioni, ragazzi. Sempre. Allora faccio saltare quello. Ecco qua, è già la prima tranche di nemici, ce la siamo fatta. Ora ne arrivano altri da lì. Eccoli là. Vedi? Eccoli là. No, sono salvato. Forse anche quelle di bidoni. Sì. Gli spari prima che ti lanciano il pedale e scoppia loro. No, saltano lì. Eccoli. Si sono calati. Ok, ok. Un po' la allora, sono in due là sotto, i due ciccioni che sparano. Basta. No, ho chiamato lo scudo, il l'elmo. C'è una bomba da qualche parte. Ah, come vedi la bomba? Quello lì è pericoloso. C'è l'elmo, non muore il colpo. Ma no, quello glielo levato l'elmo. Vabbè. Ok, finito. Forse, no. No. Quello lì che tira. Tira sempre. È barbossa! Poi? Oh, ancora! Attenzione! Sì, come no? Vieni! Vieni, vieni, vieni! Attenzione! Ah, la mossa è buona! Mossa, mossa. Ancora! Forse rimane solo la mossa! Ma che ce n'è di questo? Non è che bisogna scappare? Ah no! Ancora! Finiti, ragazzi. Ci hanno dato filo da torcere. Stavolta sì. Ci hanno dato filo da torcere e anche da cucire ci hanno dato. Guarda qua quanti sono, almeno erano 15, almeno. Intanto stiamo recuperando tutte le munizioni che avevamo perso prima. Eravamo senza munizioni a un certo punto. E ora anche adesso siamo senza munizioni, perché abbiamo 27 colpi di questo, dell'altro ne abbiamo. Poi bisogna capire dove andare, se è giusto di qua o. Sicuramente sì, di qua giusto. Ok. Dobbiamo uscire da qua. Uscire da qui. Oh. Olè!
Guardate, bellissimo! Ah, sì, esatto, quindi salire stavolta. Sì, stavolta di sale. Bellissimo questo. Guardate, mi si, bella sta scalata. C'è una musica un po' rilassante, vuol dire che stiamo fuori forse. C'è un lupo. No, che lupo. Bello, sì. Un po' d'aria. Appena andremo uscita di questo tunnel, lei non vedo. Lara, dove diavolo sei finita? No, che succede? Ci stanno attaccando, devi aiutarci. Merda, no. Devo tornare da loro. Devo tornare indietro. Ok, devo tornare indietro, ragazzi. Dobbiamo tornare indietro. Torna alla spiaggia. Torna alla spiaggia. Chi è? I personaggi. Perché non ci andiamo anche noi? Che ammazziamo prima? Sinistra o destra? Sono in due. Basta, sono in zero. È andato. Attenzione, sono sul volo. Mi sembra che sono in difficoltà. Sì, dobbiamo andare ad aiutarli. Vabbè, prendiamo. Non so da dove sono spuntati questi due, però non c'è via. No, non ti buttare qua che è finita. C'è una rampa qua. Qua, di qua. C'è un filo. Un filo della biancheria. Non so dove va. Ah, siamo tornati in due. Siamo tornati sulla... Cioè, in realtà stiamo tornando qua, poi dobbiamo riscendere. È tutto qui quello che sapete fare, quei bastardi. Ma dove sono che sparano? Ah, eccoli! Ah, eccoli! Sì, visto. Dobbiamo andare ad aiutarli. Arriviamo! Fermi! No, è stata colpita! È ferita, Reyes! Reyes, sei ferita! E vabbè, noi siamo feriti da inizio... Grazie. Da inizio... Sì, da inizio puntata. Sul serio, pensavo fosse finita. Non ne vedo altri. Che è successo? Durante l'attacco Whitman è sparito insieme a Sam. L'ha riportata da Mattias. Dovevamo ascoltarti. Che stupida sono stata. Sì. Adesso che si fa? La barca è a posto. Chiamiamo soccorsi. Stessa cosa che hanno pensato loro su Whitman, avevi ragione. Hai visto le tempeste? Abbattono chiunque si avvicini. Gli scienziati giunti qui durante la seconda guerra mondiale pensavano che le tempeste venissero controllate da una sala sacra vicino al monastero. Anch'io non ci capisco molto, ma Sam ha un ruolo chiave in tutto questo. Se partiamo senza capire perché, moriremo tutti. Come i piloti. Come Rob. Reyes, secondo me dovremmo fare come dice lei. Tornare alla loro fortezza sarebbe un suicidio. Non la porteranno laggiù. La condurranno in questa sala sacra. Noi ci avvicineremo passando per questa gola. Ascolta, so che puoi tornare a casa da tua figlia. Lo so, ma qui non è ancora finita. Non ti chiedo di credermi, Reyes, ma solo di fidarti. Non mi fido. Ok, allora prendiamo il lana. Abbiamo convinto, alleluia. Quindi dove vanno? Dobbiamo andare al monastero perché devono sacrificare quella giapponesina. Sali a bordo quando sei pronta a partire. Sali a bordo quando sei pronta. Ok. Quindi salviamo l'accampamento. Vabbè ragazzi, noi ci fermiamo qui. Al prossimo episodio vi faremo vedere Lara che è pronta a salpare. Noi ci fermiamo qui. In questo video sembra lo stesso di prima perché anche prima eravamo qui. Eravamo, ma in realtà siamo tornati indietro. Quindi ci fermiamo qui, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da David Marshall, ciao! Ciao ciao!